Ad un certo punto, ragazzi, doveva pur succedere. E alla fine è successo. Una società ha violato il software di Tesla e ora offre alcuni dei suoi aggiornamenti sulle prestazioni. Gli aggiornamenti più succulenti, diciamo. Ovviamente facendosi pagare meno. Vediamo come questi bricconi hanno violato il sistema. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Da alcuni anni Tesla ha iniziato a vendere veicoli con capacità ridotte lato software, stiamo parlando della Long Range e della Standard Range Plus, che ad esempio si vocifera abbia un pacco batteria da 75 kWh con blocco del software a 54 kWh, o nel caso della Long Range con potenza superiore abilitata tramite gli aggiornamenti del software. L'esempio più recente offre un Acceleration Boost a 2000 euro per Tesla Model 3 Dual Motor Long Range. Sblocca circa 50 cavalli e accorcia l'accelerazione da 0 a 100 km/h a 3,9 secondi. Da quando Tesla ha iniziato a rilasciare queste funzionalità, le persone hanno ipotizzato che alcuni hacker potrebbero sbloccarli senza pagarli. Oggi non solo è successo, ma è stato trasformato in una vera e propria azienda. Non so quanto sia legale questa cosa, in effetti. Però è così. Un rivenditore di veicoli elettrici con sede in Quebec, in Canada, cominciò a pensare di poter aggiornare una Tesla Model 3 con un solo motore posteriore a una Tesla Model 3 con due motori. E ci sono pure riusciti. Per farlo hanno dovuto hackerare il software dell'inverter di Tesla Model 3, che era configurato per un singolo motore, per alimentare entrambi i motori. Ci hanno messo un sacco di tempo, devo dire. Offrono questa modifica per, loro dicono, $7,000, ma la vedo molto dura. Infatti hanno dovuto anche cambiare la batteria, perché la batteria va ad alimentare un solo motore, mentre invece dovrebbe alimentare tutti e due i motori. E le parti, diciamo, elettroniche per andare a bilanciare il carico della batteria, per andare ad alimentare entrambi i motori, mancano nella versione con un motore solo posteriore. Quindi è una modifica molto invasiva e ovviamente vi fa perdere completamente la garanzia dell'auto e inoltre anche tutti gli aggiornamenti. Io mi guarderei bene da fare una modifica del genere. Comunque, come parte della loro ricerca per far funzionare questa cosa, hanno capito che potevano anche cambiare il software dell'inverter per fare qualcosa di più che lavorare con uno o due motori. Ed è così che infatti gli è venuta la brillante idea di sviluppare questo aggeggio che sblocca la potenza di Tesla Model 3. Sembra un piccolo OBD Link, poi ha dentro anche un sistema Wi-Fi per condividere un web server per andare a cambiare anche delle impostazioni. Una cosa abbastanza articolata, insomma. In una Tesla Model 3 Long Range All Wheel Drive, infatti, sono stati in grado di sbloccare 50 cavalli che Tesla vende per 2000 euro nel suo Acceleration Boost e addirittura trasformare il veicolo in una Tesla Model 3 Performance a tutti gli effetti. Tesla non vende un aggiornamento che può portare una Long Range ad essere come il modello Performance, per ovvie ragioni, chiaramente, ragazzi, costa 10.000 euro in più. Ma i veicoli praticamente sono gli stessi, come già vi ho spiegato in altri video. L'unica cosa che cambia è l'assetto, le ruote da 20 pollici, i freni, i pedali in alluminio, l'alettone, eccetera. Tesla però vende o ha venduto in passato una finta Model 3 Performance, che noi chiamiamo Stealth Performance, con la massima velocità sbloccata e anche l'accelerazione massima, come modello Performance. Chiaramente senza l'assetto, l'alettone, eccetera, e lo vende a circa 5.000 euro in più. Questi modelli sono abbastanza rari e non si trovano nel configuratore. Se riuscite a metterci le mani sopra, è una buona cosa. Tra l'altro, se già ne avete una, contattatemi che magari ci facciamo un video. Ora, il temerario André, il creatore di questo hack, ha creato una società, Ingenext, che offre questi upgrade di prestazioni ai proprietari di Tesla Model 3 ad un costo inferiore, quindi circa 1.100 euro. Tra l'altro spediscono in tutto il mondo,
quindi non c'è problema. Il loro primo prodotto è il Boost 50, che è la loro versione di Acceleration Boost di Tesla. Quindi, perché pagare 2000 euro a Tesla per sbloccare una capacità che è già presente nella tua auto? Acquistando il sistema di Ingenext per 1100 euro si ottiene la stessa spinta di accelerazione e anche altre chicche. Installarlo è molto facile, ci vogliono circa 10 minuti, si collega questo aggeggio al vostro MCU della vostra Tesla, che è situato sotto al portaoggetti, e automaticamente si ottiene il boost dei 50 cavalli. Oltre a questo boost si hanno anche altre cosette aggiuntive, ad esempio la modalità drift. Il creatore afferma inoltre che l'aumento di accelerazione è leggermente più veloce di Tesla, in quanto hanno raggiunto un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 3,8 secondi. Però ragazzi, questo non vuol dire, anche perché io con la mia performance sono riuscito a fare anche 2,9 secondi. Misurare la velocità da 0 a 100 è veramente molto difficile, e comunque si hanno quasi sempre dei risultati diversi, quindi bisogna fare tipo, non so, 10 spari, poi fare la media, eccetera. Io non so se loro hanno fatto un calcolo del genere. Però, oltre a vendere questo, diciamo, aggiornamento, l'azienda propone anche l'installazione del motore anteriore, ovviamente solo in America per ora, al costo di 3.000 euro. Anche se però, come vi dicevo, farlo bloccherà gli aggiornamenti di parte di Tesla. Questo argomento è molto controverso, anche perché stanno offrendo una funzionalità che Tesla offre già e Tesla ne ha il diritto. E loro lo stanno facendo ugualmente, sbloccando questo Acceleration Boost ad una tariffa scontata di parecchio. Ad essere onesti, stanno anche aggiungendo alcune cose e credo che questa cosa violi il Terms of Service dell'auto. Stanno, tra virgolette, rubando un po' di entrate a Tesla, ma allo stesso tempo alcuni proprietari credono che una volta che si possieda l'auto possano fare quello che vogliono. Ed è una diatriba che c'è da sempre, quindi come per esempio uno smartphone. Se io ho uno smartphone e lo voglio ruttare, oppure voglio fare un jailbreak di un iPhone, perché non posso farlo? Perché me lo impedisci? Cioè l'iPhone è mio, il telefono è mio, lo smartphone è mio, l'auto è mia allo stesso modo. Quindi non lo so, è un po' borderline questa cosa. Però, quindi, diciamo che una volta che si possiede il veicolo, alcune persone dicono che possono fare quello che vogliono, incluso il caricamento di nuovi software che sbloccano varie capacità. Dato che sicuramente questa cosa, come abbiamo detto appunto, viola i termini di utilizzo del veicolo, e se Tesla vi scopre perdete completamente la garanzia, diciamo che io non sono molto caldo su fare questo tipo di modifica. Voi cosa ne pensate? Secondo voi vale la pena rischiare? Vale la pena di farlo? Ah, poi tra l'altro l'azienda dice che è completamente stealth, quindi da remoto Tesla non sa che voi avete installato questa modifica, e se in 10 minuti si mette questo aggeggio, in 10 minuti si toglie, quindi nel momento in cui dovete andare al service lo potreste togliere. Io comunque non sono molto caldo sull'argomento. Voi appunto cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Per oggi ragazzi è tutto, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, se lo fate siete dei grandi e contribuirete ad aiutarmi a diffondere questo video. Io tra l'altro ho scritto anche alla società, se me ne manda uno lo provo molto volentieri. Se vi piace lasciate anche un like, aiuterà YouTube a capire che il video è di buona qualità e lo mostrerà anche ad altri utenti che ancora non mi conoscono. Se poi avete bisogno di contattarmi in privato lo potete fare iscrivendovi a Telegram, siamo la community di auto elettriche più grande d'Italia. Se poi volete acquistare una Tesla potete utilizzare il mio codice sconto, avrete 1500 km gratuiti di ricarica al supercharger. Ed ora che anche Model S e Model X non hanno i supercharger gratis, potrebbe essere interessante avere questo sconto. Grazie ancora per essere arrivati fino alla fine di questo video. Ci vediamo domenica alle 21. Ciao hackers! Ah, e se per caso ti stai chiedendo cosa sia questo, che c'era sulla mia scrivania, questo, anche se potrebbe sembrare una cassa Bluetooth, in realtà è un piccolo compressore della Xiaomi. E lo troverete recensito in un prossimo video. Comunque trovate il link in descrizione. Ciao!